notte attorno alle 1.30 un incendio sicuramente doloso si è sviluppato in via Pietro Nenni a Borgo San Giovanni. Le fiamme hanno interessato per prime una moto, ma hanno danneggiato anche due auto parcheggiate adiacenti. I danni, anche se non tali da obbligare alla rottamazione dei mezzi, sono comunque pesanti e sarà necessaria una certa spesa per ripristinarne le funzionalità, oltre che l'estetica. Particolare inquietante, che dà il segno della vicenda, lo scorso 7 aprile 2016 un altro incendio nella stessa strada aveva colpito un'automobile Volkswagen Golf appartenente al medesimo proprietario della moto bruciata stanotte. Già allora i residenti, svegliati come stanotte da un forte botto e dall'altezza delle fiamme, paventavano il dolo in quanto la Golf era già stata oggetto di atti vandalici, come il taglio delle gomme. E anche in quella circostanza le vampe si erano propagate ad altre due vetture, rendendole irriconoscibili. Pure stanotte, come allora, le conseguenze avrebbero potuto essere anche ben peggiori. Palpabile la paura dei residenti. Sono naturalmente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre permane un fitto mistero sui motivi che possono aver provocato l'insano gesto, legati naturalmente alla persona che fa da trade union tra due episodi e che in poco più di un anno ha perso la macchina e la moto. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito sul blog Chioggia Azzurra. E allora cosa ci propone la Cam oggi? Bene, oggi è più caldo del solito, allora è meglio non stare tanto in cucina. Come novità c'è il tentacolo di polipo precotto. Basta solo scaldarlo in acqua bollita e in 3 minuti è pronto. Si taglia a fette con un po' d'olio e buon appetito a tutti. Ciao a tutti. Tempo d'estate, ma apparentemente non per quanto riguarda il tratto di pista ciclabile che va dai Bagni Sirena al Minerva. In quella zona infatti viene segnalata l'esuberanza delle piante nelle aiuole. Crescono infatti talmente rigogliose che rendono difficile la circolazione delle bici in entrambi i sensi. Il ritardo nell'avvio dei lavori di sfalcio ha pertanto interessato anche la zona più attigua alla spiaggia. Le piante infatti non sono state potate alla fine dell'inverno e ogni volta che si alza il vento si incorre in questo problema. Il comune è a conoscenza della situazione, che provoca anche sferzate alle gambe dei ciclisti, il cui numero è naturalmente aumentato nella pratica quotidiana con l'avanzare dei primi caldi. Essere intervenuti per 3 volte negli ultimi tempi evidentemente non ha risolto la questione. Anche il lungomare, nel tratto fra i Bagni Clodi e la Storia, stasera godrà della pedonalizzazione con chiusura al traffico veicolare. L'occasione è Area Relax, manifestazione organizzata dall'ASCOM e da Chioggia TV, coinvolgendo i locali che si affacciano sulla passeggiata. Dalle ore 19 fino a tarda sera sono in programma animazioni per bambini, tornei di calcio balilla, distribuzione di gadget, DJ set, sconti sul mini golf e sulle consumazioni, sperimentazioni alimentari come il panino calabrese del Tamiso e musicali, vedi le percussioni del Pepe Nero e tante sorprese. Si prevede l'afflusso di migliaia di persone pronte a riappropriarsi della strada e a divertirsi in maniera ancora insolita nel cuore di Sottomarina. Passi avanti nella qualità per quanto riguarda la cura delle patologie croniche anche in centro storico. È stata inaugurata infatti ieri l'evoluzione del poliambulatorio Medical Service in via Repubblica a Chioggia, che diventa servizio di medicina di gruppo integrata. Si tratta, come ricorda il dottor Giuseppe Collura, tra i protagonisti della novità, di un cambio di paradigma per quanto riguarda l'iniziativa, che viene presa direttamente dal medico allo scopo di prevenire le cronicità. Medical Service si focalizza su 3 problemi molto avvertiti dalla popolazione: l'ipertensione arteriosa, la bronchite cronica e il diabete mellito, preparandosi in un breve futuro a intervenire anche sullo scompenso cardiaco. Lo studio si compone di 7 medici, 3 infermieri e 3 addetti alla segreteria. È aperto dalle 8 di mattina alle 20 di sera. I medici continueranno a svolgere la consueta attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ma implementano anche l'educazione sanitaria e la cronicità.
Il cittadino di solito non prende l'iniziativa perché apparentemente sta bene, dice il dottor Collura, mentre in questo caso i controlli sono previsti direttamente dal medico che contatterà preventivamente il paziente con maggiore efficienza nelle possibilità di intervento. All'inaugurazione era presente anche il direttore generale della ULS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, che ha assicurato il sostegno dell'azienda allo studio Medical Service nell'azione al servizio della comunità. Siamo sulla strada giusta, le esperienze in zona hanno dato buoni riscontri. Grazie per il lavoro che avete fatto finora e che farete. Parte delle spese viene coperta dalla Regione, ad esempio le risorse per l'acquisto di strumentazione. Grande successo nelle serate di mercoledì e giovedì per i primi concerti del Festival Musica in Laguna d'Arte, che si sono tenuti in uno spazio insolito come l'atrio del municipio. Decine di spettatori, oltre ai giovani musicisti stessi, provenienti da ogni parte del mondo, si sono fermati ad ascoltare i talenti del pianoforte, dei violini e del canto, arrivati a Chioggia allo scopo di perfezionarsi coi grandi maestri del panorama internazionale. Questa sera e domani lo spettacolo itinerante coinvolgerà l'esterno di Palazzo Grassi, sempre dalle ore 21:15, a ingresso gratuito, prima di passare in auditorium la prossima settimana per il concorso pianistico Città di Chioggia. Nuove generazioni di musicisti chioggiotti crescono. È il caso ad esempio di Alessandro Donin, in arte Nularse, che dopo anni di esperienze nelle band locali come chitarrista ha cominciato a produrre i suoi brani in bilico tra l'elettronica leggera e la forma canzone pop, ottenendo riscontri per il suo disco Physical Law, prodotto dall'ottima Fresh Show Recordings, anche un anno dopo la sua uscita. Questa sera Nularse suonerà dal vivo nella vicina Loreo, al festival musicale L'Ora d'Aria, organizzato dalla valida associazione Druidi, mentre l'11 agosto Alessandro volerà in Sicilia per partecipare a Ipsy Grock alle porte di Palermo, uno dei festival estivi più quotati d'Italia, per quanto riguarda la musica indipendente. Alla fine dell'estate Donin tornerà a Londra, dove si è trasferito da qualche mese e metterà mano al nuovo album. Chioggia Azzurra lo ha incontrato e lo fa conoscere ai suoi lettori e spettatori. Ciao amici, bentrovati e buon venerdì a tutti. Dunque, gli effetti di questo anticiclone si stanno facendo sentire già da ieri, ma questa notte abbiamo raggiunto l'apice della calura notturna. Questa mattina alle 4:34 registrati 25 gradi con un tasso di vicino al 90%, quindi siamo in piena canicola. Cosa aspettarci? Ci aspettiamo naturalmente una giornata molto soleggiata, molto calda, con particolare riferimento nel pomeriggio quando le temperature cominceranno a testarsi oltre i 30 gradi. Chiarisco un fatto: sulle coste naturalmente noi non stiamo raggiungendo temperature come l'entroterra grazie alle brezze marine, come ho già detto, però il problema è inverso: durante la notte, quando il mare rilascia calore, quindi noi temperature le abbiamo più alte rispetto all'interno. Il weekend non riceverà grosse sorprese, in quanto la calura si attesterà ancora su queste dinamiche. Naturalmente però le giornate più a rischio saranno sia sabato che domenica, dove anche l'ARPAV Meteo ha diramato un bollettino di riguardo all'AFA e all'ozono che incontreremo durante le due giornate. Quindi saranno due giornate di grande canicola e anche di una certa pericolosità per il fisico umano, in quanto andremo incontro a una sensazione molto molto fastidiosa dovuta all'AFA, l'AFA stessa. Naturalmente vediamo dei cambiamenti delle carte che abbiamo in mano, ma saranno i cambiamenti che ci riguarderanno a metà della prossima settimana, ma non vi anticipo niente perché saranno un po' delicati. Quindi godiamoci questa giornata e ci sentiamo domani. Ciao!